naumachia, cioè una battaglia navale, fatta da uomini veri su navi vere, naturalmente apprestate. Sarebbe stato del tutto possibile deviare l'acqua da uno degli acquedotti e portarla al Colosseo per allagare il pavimento a una bassa profondità. Recenti studi dimostrano la presenza di molti canali e condotte idriche destinate ad allagare le sottostrutture del Colosseo. Non solo era possibile, ma lo hanno fatto. Cristiano Ranieri è il primo archeologo moderno a esplorare il labirinto dei canali idrici al di sotto del Colosseo. Ritiene di aver trovato la prova definitiva di un sistema idraulico che riempiva d'acqua l'arena per le battaglie navali. Sì, sì, abbiamo trovato sotto il piano dell'arena, quindi negli ipogei, abbiamo trovato dei cunicoli, alcuni molto più antichi del Colosseo, che erano di età neroniana, quindi contemporanea alla Domus Aurea. Quando i romani costruiscono il Colosseo, lasciano intatte le condotte idriche originarie costruite sotto il lago artificiale di Nerone. Potrebbero essere state riadattate per allagare e prosciugare l'arena. In questo filmato esclusivo, Ranieri guida la sua squadra di sommozzatori all'interno di questi antichi canali, attraverso acqua intorbidita da polveri vecchie di due millenni. Al di sotto del Colosseo scopre un serbatoio di contenimento collegato a un vicino acquedotto. Ranieri ritiene che l'acqua sia stata portata da quell'acquedotto fin nell'arena. Con quelle luci si vede sotto. Ha bruciato il coso. Addio, no? Inoltre si scoprono le tracce di canali di scarico collegati al sistema fognario cittadino, che potrebbe essere stato usato per scaricare le acque dall'arena fino al Tevere. In un primo momento vennero utilizzati anche almeno alcuni di questi cunicoli proprio per allagare il Colosseo e utilizzarlo per le battaglie navali, quindi per la naumachia.